Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Hey.
Leviamo i nostri occhi al Signore finché di noi abbia pietà. Il primo e il secondo salmo lo riceveremo a cori alterni. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Solleviamo i nostri occhi al Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e la terra. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Il nostro aiuto, il Signore. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere i Suoi figli. Il cantico lo recitiamo tutti insieme. Benedetto sia Dio, Padre del Signore. Ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere, all'ode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio in te. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, perché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito e realizzato nella pienezza dei Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Yeah.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudisci, vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. La donna fa la sua frase e dice: «È vero, Signore». Come se dicesse: «Certo, Signore, sono un cagnolino. Ed è proprio per questo che chiedo che mi siano date, come cagnolina, le briciole che cadono dal tavolo del loro padrone». Capita anche spesso che essi ricevano un grosso pezzo di pane per la paura che, a vergogna dei propri padroni, diventino magri e sfiancati. Io non chiedo che una piccola briciola dalla tavola della mano del padrone, generoso che dà nutrimento ad ogni cane. Tu nutri gli ebrei come figli, perciò ti supplico di non rifiutare una briciola alla tua piccola cagnolina cananea». Gesù le dice: «Donna, davvero grande è la tua fede». Egli rimprovera a Pietro la sua poca fede. Ammira questa donna per la grandezza della sua. Ella veramente ha una grande fede, poiché proclama che il Verbo fatto carne è il figlio di Davide. E poiché, certa della sua potenza divina, ella ha fiducia del suo potere di restituire la salute a sua figlia assente. E ciò con un solo atto di volontà. Anche tu, se la tua fede è grande, se è la fede vivente della quale vive il giusto e non una fede morta alla quale manca l'anima, la carità, allora anche tu non solo otterrai la guarigione completa della tua famiglia, cioè della tua anima, ma avrai il potere di muovere le montagne. Dio viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo incontro. Si manifesta in molti modi diversi, ma non sempre viene riconosciuto e accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e in modo sorprendenti. Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù partire verso un luogo inatteso, la regione fra Tiro e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo non passa inosservato. Gli va incontro una donna cananea, qualcuno dunque che non apparteneva ad Israele. La donna è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, non dalla fede. Quali siano i suoi bisogni e quali quelli della figlia, è chiaro tanto più che la donna li esprime a gran voce, con una violenta insistenza. Implora la pietà di Gesù, grida perché l'aiuti, e soprattutto non desiste. La donna, tuttavia, non esprime solo e soprattutto i propri bisogni. Riconosce, rifatti, Gesù come Signore, come figlio di Davide. Il suo grido di disperazione
si purifica così diventando preghiera. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Io ho detto, mio Dio, fammi grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'anima mia magnifica, il Signore, umile e povera, Egli mi ha guardata. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera, egli mi ha guardato. Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia. Benedetto sei tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Dona la tua grazia al nostro Vescovo Pasquale e a tutti i Vescovi della Chiesa. A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla. Soccorri gli orfani, le vedove e gli emarginati. Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Oh.
Hai dato loro un pane disceso dal cielo, alleluia. Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio tuo e ravviva la nostra fede perché sappiamo riconoscerlo come discepoli di Emmaus alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.